vice sindaco di Castello di Biferno, Michele D'Angelo, che ci dirà come si svolgerà domani la giornata per il pellegrinaggio a San Michele. Prego, dica. Allora, è una cosa molto semplice. Ogni persona paga 20 euro. Si parte da Castellino, si va a San Giovanni Rotondo, si visita la chiesa, e poi un po' tutti gli affari, quelli che vogliono fare in giro, dopo si torna al pullman e io gli offro un panino per ciascuno. Un panino per ciascuno. Ogni devoto che viene. Dopodiché si va a San Michele. C'è la messa a mezzogiorno, a luna si torna ai pullman e ci sarà una tavolata che il consigliere Drago, Enrico Drago, c'è una pagnotta di pane, 3 kg, tipo antico, quando si andava ai campi, si è scoperti, ci sono peperoni, salsicce, mese quella. Dopodiché io offro ancora cacio e cavallo, quello che è, ci sono 30-40 uova all'esso, il sindaco che è di là. Ecco qua il sindaco, il cardinale Ruffo del Molise. Porterà le sue alette di pollo. Alla scella da pollo. Impanate e fritte che le offre. E poi tutti i devoti, ognuno porta la sua parte. Chi porta 5 litri di vino, chi porta una cacio cavallo. Dopo fatto tutti i nostri cosi alla chiesa, tutti i doveri, dopodiché siamo liberi con organetto, fisarmonico, pusciatura e bapù. Ah, è finito.